festa di Natale, dopo la vigilia c'è sempre la festa di Natale, il look adeguato naturalmente è il maglione di Natale, questo come il mio per esempio è rosso, Santa Baby, fantastico. E quindi in sintonia con la festa natalizia, con Babbo Natale, le strenne, eccetera, eccetera. Santa Baby è indicatissimo. E molti lavorano al giorno di Natale. Ci sono anche durante le feste fino a Capodanno, certi fanno invece la settimana bianca oppure insomma viaggiano, eccetera, però la maggior parte della gente lavora, sia ricchi che poveri. Per esempio anche ci sono per esempio anche i poveracci, ecco, i poveracci sono quelli che non lavorano, i clochard. Oppure anche quelli che hanno il reddito di cittadinanza, no? Sono quelli che vivono un pochino così, senza nessuna arte, senza arte né parte, senza un lavoro, gironzolano, insomma, così e non concludono nulla perché naturalmente fanno vacanze forzate e quindi però ci sono tanti che lavorano perché il volontariato è molto. Diciamo, è molto attivo in molte città e quindi si attivano per aiutare queste persone, i clochard, i poveracci, eccetera, eccetera. Quindi lavorano anche la vigilia di Natale, il giorno di Natale. Insomma, in pratica lavorano tutti perché il Natale lo festeggiano tutti, anche gli stranieri, anche le minoranze straniere, perché per esempio i musulmani. Anche loro cercano di integrarsi, certo non andando a messa perché la festa religiosa è esclusa, però magari fanno le lucine, il centro tavola, insomma tutto per dire ci siamo anche noi e vogliono esserci e ci sono. E quindi insomma anche gli stranieri, le minoranze straniere lavorano, molti hanno, ci sono anche molti kebab aperti, insomma. Per Natale non si chiude, tutti lavorano, ce ne sono pochi che non lavorano, diciamo pure appunto questi clochard e questi. Quelli più attivi sono i cinesi. I cinesi, per esempio, non chiudono mai. Io stamattina ho chiesto in un locale che c'erano i cinesi, ho chiesto se avrebbero tenuto aperto a Natale, loro. Noi siamo venuti in Italia per lavorare, noi lavoriamo sempre, siamo qui per lavorare. Lavoriamo Natale tutti i giorni, meno Capodanno. Capodanno facciamo festa. Ah, ho capito. Bene, certo, loro hanno un'altra cultura, la cultura del lavoro e lavorano sempre, però c'è da dire che spesso fanno. Ah, fanno una cosa che ho notato, per esempio, i cinesi che fanno, diciamo, fanno fusione con gli albanesi, per esempio, perché da notare, si può notare che in tanti negozi, come parrucchieri, empori, eccetera, c'è sempre una commessa o due, insomma, albanese oppure di un paese dell'est. Sono molto richieste, si danno una mano l'un con l'altro, insomma, fanno queste fusioni e probabilmente sono anche molto proficue, non si sa perché. Comunque, visto che sono in tanti a fare queste cose, a fare queste fusioni, vuol dire che è una cosa che rende, che è vantaggiosa per entrambi, per tutti e due, ecco, quindi. E poi ci sono, tra l'altro c'è un'altra cosa, che i cinesi fanno lavorare anche i bambini, sono i bambini, beh, non è che li facciano, fanno lavori pesanti, però sono sempre in famiglia, sono sempre nelle aziende e quindi qualcosina fanno sempre, portano il caffè oppure non so, insomma qualcosina. Una piccola attività la fanno sempre, sono impegnati tutti perché nessuno rimane seduto, con le mani in mano. I cinesi sono così, sono operosi e lavorano per sé e poi per sé e anche per la triade, dai, questo dobbiamo dire perché è una cosa risaputa che ci sia la triade.
E comunque, che comunque non si sa che cosa faccia, dove operi, dove, qual è il campo veramente in cui si attiva di più. No, della triade non si sa nulla, della triade non si sa nulla e quindi top secret.